Benvenuti nella seconda parte della mia esperienza a Siviglia. Se vi siete persi la prima parte, vi consiglio di andare a vedere prima quella. Riprendiamo con un nuovo capitolo. Un ostello vuoto. In questa fase mi sentivo totalmente perso, non sapevo che fare, come proseguire, mi ero praticamente bloccato. Intanto però si avvicina il Natale. Signori e signori, benvenuti alla cena di Natale. Hola. Estamos preparando la comida de Navidad? Todavía. No, mira, ya estoy terminando. Hi, willkommen zu unserem Weihnachtsessen. On va manger des pâtes. Vitajte na vianočné večeri. Estamos en la comida de empresa. ¿Qué puedes decir de esta cena de Navidad? A todo muy bien, estamos todos muy contentos con nuestro regalo, ¿verdad, Mariana? Sí, verdad. No me equivoco. Poi la situazione è un po' degenerata. Fiesta loca con la jefa borracha. Non lo avrei mai pensato, ma il fatto che mi sia tagliati i capelli vi aveva davvero sconvolto. Erano così importanti per voi? Comunque, la stagione turistica stava finendo e vedere l'ostello vuoto non aiutava. Per fortuna che era rimasta la meravigliosa e stupenda Marianna... Aspetta, ma che l'ha scritto? È come non far vedere i clienti che la sangria è finta. Di la verità che lavoresti così, Marianna. Ah, mi sono già abbastanza grande. Così è. C'è qualcosa di fibra. E flosci fino a qua. Tra noi è nata una bella amicizia e aiutandoci a vicenda eravamo riusciti a sopravvivere fino a fine anno. 4, 3, 1. E dove sta la fiesta? Beh, ho fatto il video, pensavo ci fosse un bambino di entusiasmo, ma già una gara. Ah, otra vez. A farci compagnia c'erano anche Eva e Clay. Con loro c'era sempre qualcosa per cui ridere. Nel mese di gennaio l'ostello aveva chiuso per manutenzione e ne avevo approfittato per fare qualche soldo, costruendo letti a castello. Maria, vai a contare. Non dirlo che sta passando. Con l'occasione avevo conosciuto meglio Antonio, il fratello di Ines e anche lui proprietario dell'ostello. Mi mancava il dovermi ingegnare per costruire qualcosa e far muovere le mani mi aveva fatto sentire molto meglio. Storico. Tenemos literas nuevas. ¡Olé! ¡Mira! ¡Mira qué lindo! Hacenme ver, Mariana, cómo funciona. Mira, aperta. Ahora me miran, ahora no me miran más. Ahora soy vestida en una manera, en una otra manera. ¡Ah, olé! Con luz, con la repisa y todo. ¡Mamma mía! ¿De quién es? Ma è stato davvero il disastro. E oggi tenemos che aprire, eh? Con la scusa ero riuscito ad avere un po' di privacy in una stanza solo per me e avevo reiniziato a pubblicare video su YouTube. L'addio infinito. Completamente confuso sul da farsi, non riuscivo più a dormire e durante una passeggiata riflessiva vedo per la prima volta il ponte di Triana che si spegne. Un segno che il mio tempo in questa città è finito? Non lo so, ma avevo bisogno di nuovi stimoli, di viaggiare ancora un po' e cambiare aria. Visto anche che avevo guadagnato qualcosa con i letti a castello, mi ero deciso. A inizio marzo si riparte. Nel frattempo arrivano i nuovi volontari. Abbiamo Tullio con il suo accento brasiliano e Nina con la sua risata squillante.
Vieni a tirare la basura con nosotros. Lo disfrutterà mucho. Di sì. In questo periodo mi ero concentrato a recuperare i vecchi video e ad aprire i nuovi canali, in spagnolo e in inglese, e a riorganizzare tutto il lavoro che c'è dietro a quello che vedete. Ciao Maria! Porta le mozzarelle, Maria! Già iniziamo bene. Marianna doveva lasciare l'ostello una settimana prima di me e il suo sostituto è stato Jeremy. Ma lo sai, come Jesus Christ devo un po' investigare come fare un mondo migliore e tutto questo. E a volte si dovevamo svegliare un po' presto. Che cazzo vuol dire? Invece, indovinate un po' chi aveva sostituito me? Maria, quando ce ne andremo, Marianna? Domani di sera. Di nuovo Marianna. Ma lo sapete che quando programmo le cose finisce sempre tutto male? Buena parte de España ha amanecido así, con esos cielos rojizos, el suelo teñido por un intenso episodio de calima. Ecco, el giorno prima della famigerata ripartenza era arrivata la nuova calamità naturale che ci mancava. Siccome non avevo e non ho nessuno che mi corre dietro, ho deciso di aspettare. Avevo aiutato Antonio a costruire dei mobili e a sistemare alcune cose. Poi per vari motivi si erano trovati senza Tullio e Nina e avevano bisogno di un aiuto con i soliti turni alla reception. Così mi era andata bene e mi avevano ridato la carica di volontario per qualche settimana in più. Siamo ancora qui a lavorare. Ah, che dolci! Io mi stavo quasi dimenticando che era il mio compleanno e mi avevano preso una pizza con sopra le candeline. No, basta, non Andrea. Dopo qualche giorno ci sono stati anche quelli di Marianna e Nina. Mancava poco prima di ritrovarmi di nuovo per strada da solo e avevo l'ansia di buttarmi nuovamente nel vuoto. L'ansia è svanita quando avevo ricevuto la notizia che Filippo ci aveva lasciati in un incidente in moto. Era da molto che non ci sentivamo, però faceva parte della compagnia di amici che avevo a casa. Abbiamo condiviso molte esperienze insieme e in alcuni periodi della mia vita è stato per me come un fratello maggiore. È stata una notizia davvero sconvolgente e sarà difficile accettarlo. Ho deciso di raccontarvi tutta la mia esperienza, anche le cose veramente brutte, perché anche da queste che si può imparare. Non continuate a rimandare i vostri sogni, realizzateli ora, prima che non possiate più. Oh, ero per cazzo. Conclusioni. Mañana nos vamos, chicos. Puede ser. Non ve li ho nominati, però in questo lungo periodo sono venuto a trovarmi molte persone che già conoscevo, che mi seguivano o che grazie a altri amici sono passate di qua. Vi devo ringraziare di cuore, mi avete aiutato molto moralmente. Grazie ragazzi. Questo posto è stata una bella scoperta, ho trovato una stabilità e una sicurezza che ogni tanto servono. È stato come far parte di una grande famiglia che cambia in continuazione. Fisicamente ero rimasto sempre qua, ma con la mente avevo viaggiato molto, conoscendo persone da tutto il mondo. Anche se ho i capelli corti e sembro un ragazzino, sento che sono cresciuto e sono diventato più saggio. Ho imparato praticamente da zero una lingua e un lavoro. Siviglia resterà nel mio cuore grazie a questo ostello, che mi ha dato tanto e è stata una tappa incredibile di questo mio giro del mondo. Lo rifarei? Certo, e vi consiglio di provare a vivere un'esperienza simile. Ora è arrivato il momento di ripartire. Verso dove? Non lo sappiamo. Ma in fondo, che cazzo se ne frega. L'importante è vivere i propri sogni. Hoy me he levantado subiendo todos los ríos.
nadando toda la ola, escapando del delirio, subiendo por lo rápido y no teniendo frío, sin tener miedo a nada, he vuelto a ser un crío. Y es que voy detrás de la montaña, encuentro el paraíso. Voy siguiendo mi rumbo, siguiendo los indicios. La vista no me engaña, bajando el precipicio. Reflejo de una musa, es todo lo que atisbo. Ella me pregunta cómo llegué a este sitio. Me inclino y le contesto, voy buscando mi camino, buscando mi camino, buscándome un camino, voy buscando mi camino, buscando mi camino, buscándome un camino, voy. Todo atrás y poder salir del abismo. Perderme en este mundo, dar paseo conmigo mismo. Mirar hacia el futuro haciendo un poco de turismo. El pasado me invade en un ataque repentino. Me observa desde cerca en lo profundo de los pinos. Quiere que le acompañe, pero soy un peregrino. Señalo el infinito y voy buscando mi camino, buscando mi camino, buscándome un camino, voy buscando mi camino, buscando mi camino, buscándome un camino, voy. Camino.